amministrazione comunale del comune di Marano di Valpolicella e voglio ringraziare il signor sindaco Simone Venturini, qui presente. Offrendo a nome del club camperisti veronesi e l'amministrazione comunale di Marano Valpolicella un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione e per l'ospitalità. Grazie. Voglio ringraziare anche il vice sindaco Giuseppe Zardini, qua presente, detto Bangi, e voglio ringraziare, mi scusi, non so il suo nome, però il vicepresidente Cristianelli Armando, Ermanno della Banca Credito Cooperativo di Marano, che quest'oggi ci ha offerto gentilmente quel rinfresco alla cantina Corte Novaia. E voglio anche ringraziare il presidente degli Alpini, Enzo Lonardi, che domani... Dov'è Enzo? È qua dietro Enzo, eccolo qua. E voglio ringraziare anche la cantina Montecchi e fratelli Righetti, la cantina San Rustico di Campagnola, la cantina Castellani Michele e la cantina Conte Novaia, appunto dei signori Vaona, che ci hanno ospitato oggi con l'apporto della Banca Credito Cooperativo di Marano. E quello che vedete alle mie spalle, dentro le borse comunque di Verona tutto l'anno, tutto intorno, è una società della provincia di Verona. Abbiamo dentro delle bottiglie che consegneremo, una a ogni equipaggio, con la piantina di Marano, con una promozione della, non mi ricordo più come si chiama, che roba lì, ecco. la carta dei sentieri di Marano, per chi volesse tornare a passeggiare in queste bellissime zone che avete visto. Oggi abbiamo percorso delle strade in mezzo ai vigneti e agli olivi molto belle. Qualcuno a Ciavaca di Sirese, bisogna dirlo. E dopo, vabbè, vi consegniamo tutto questo con calma. Lascio la parola al signor sindaco, ringraziandolo ancora per l'ospitalità. Grazie. Vabbè, direi che mi fa veramente piacere essere qua con voi, perché intanto vedo gente contenta. E siccome talvolta, insomma, noi siamo abituati ad avere di fronte gente un po' arrabbiata, il fatto di avere di fronte della gente contenta fa molto piacere. E però su questo vorrei soffermarmi, perché è davvero un bel segnale che abbiate la voglia di girare, di stare insieme, di girare col camper, perché in un momento come questo, dove insomma tutti si è tenuti, cioè si è portati a essere un po' preoccupati per la situazione, il fatto di trovare comunque delle piccole gioie nella vita, come lo stare insieme, come in questa bellissima festa, secondo me è una cosa importante. E devo dire che questa sensazione sulla necessità da parte di tutti noi di avere dei momenti proprio di gioia, di felicità, di allegria, di non stare insieme, è una cosa che mi è balzata chiaramente agli occhi in questi giorni. Intanto noi siamo un'amministrazione, devo dire, abbastanza giovane. Io sono il più vecchio della mia giunta comunale, vedete che il vice sindaco è ancora più giovane, e siamo un'amministrazione, probabilmente siamo mediamente i più giovani, credo, in Veneto. E abbiamo fatto una cosa un po' particolare. Quest'anno abbiamo deciso di non far pagare l'IMU. Credo che saremo l'unico comune che ha fatto pagare. Ma al di là... Allora, adesso, anche la vostra reazione, anche la vostra reazione mi fa dire esattamente quello che volevo dirvi, e cioè che la gente ha bisogno di notizie positive. E io so sicuramente che pochi di voi sanno esattamente quanto dovranno pagare. Però, quindi non è, come dire, non è la cifra che fa paura, è la continua ossessione di brutte notizie che ci cascano addosso. E io questo ho avuto nettamente la sensazione quando ho fatto girare con gli sms e con internet questa piccola notizia, perché poi alla fine si tratta di una piccola notizia di per sé, e tantissimi nostri cittadini ci hanno risposto proprio la stessa frase: finalmente una buona notizia. Ecco, allora il fatto di trovarsi qua insieme, tutti insieme, per me è un'altra buona notizia, e di questo dovremmo essere contenti. Allora adesso vi dico due cose per cui dovrete essere ancora più contenti, cioè il fatto di trovarvi a Marano, e vi dico un po' dove vi trovate, perché
noi siamo molto orgogliosi come amministrazione di dove abitiamo e cerchiamo di voler bene il nostro paese e cerchiamo anche di valorizzarlo, di farlo conoscere. E in questi anni, in questi ultimi 5-6 anni, se c'è una cosa che abbiamo fatto di nuovo è stata quella di cercare di far conoscere il nostro comune a chi viene da fuori comune, quindi direi a tutti voi. L'ultima iniziativa, secondo me molto positiva, che è stata realizzata è una rete di sentieri nella parte montana del nostro comune, perché il nostro comune va da quota 100, Valgatara, fino a quota 700, che è il Monte Noroni, quindi ha, come dire, una serie di caratteristiche anche morfologiche tipiche, diciamo, quasi della media pianura veronese e poi invece proprio della montagna veronese, tant'è vero che facciamo parte anche della comunità montana della Lessinia. Ebbene, nella parte montana abbiamo una zona straordinaria, devo dire davvero bellissima, che vi invito a visitare, che è la parte che fa parte anche del parco naturale della Lessinia, con alcuni scorci tipici davvero per esempio della zona delle cascate di Molina. Ecco, noi siamo in una zona che è contigua alle cascate di Molina, con una valle che si chiama Val Sorda, dove potrete trovare giochi d'acqua, cascate, sentieri anche talvolta un po', come dire, avventurosi, con delle corde, eccetera. Ecco, quel canyon della Val Sorda l'abbiamo recentemente attrezzato con un ponte tibetano. Sono 52 metri di ponte di corde d'acciaio, alto 40 metri sulla forra della Val Sorda, e il giorno che l'abbiamo inaugurato, il 1° di maggio, fate la gran quantità di gente, ma abbiamo avuto nettamente l'impressione che quasi nessuno conoscesse quel posto, se non i nostri cittadini, e infatti da quando l'abbiamo fatto conoscere, inglesi, tedeschi, olandesi vengono in municipio a chiedere dov'è il ponte tibetano, dov'è la Val Sorda. Allora, questo per dire che anche noi stessi, cittadini di Marano, fino a pochi anni fa non ci sforzavamo neppure di far conoscere queste bellezze, che ovviamente si vanno a sommare molte altre, insomma avete visto i vigneti ben ordinati, che sembrano dei giardini, in testa ad ogni filare c'è una rosa, sembra veramente un giardino di una bella villa veneta. Ecco, tutto questo è il nostro territorio di Marano, impreziosito dal prodotto che è l'amarone, ma come l'amarone c'è anche il Valpolicella e il Reciotto. E allora con questo concludo, proprio in onore del Reciotto, quest'anno a Marano abbiamo ospitato il Palio del Reciotto, che è una corsa ciclistica, devo dire piuttosto importante, è una corsa che nel 1970 ha vinto Francesco Moser, per esempio. È una corsa che parte da Negrar e arriva a Negrar, ma quest'anno è passata da Marano. Ed è opinione diffusa che è stato un valore aggiunto straordinario, perché quando l'elicottero della RAI riprendeva i corridori, oltre ai corridori si vedeva il territorio entro il quale i corridori correvano. È stata un'immagine stupenda. Il 30 di maggio, quindi vi invito tutti, faremo una serata, il Gran Galà del Palio, qui a Marano, a Valgatara in particolare, con le grandi glorie del ciclismo, da Chiappucci a Gilberto Simoni, a Guardini che ha vinto la tappa del Giro d'Italia 2 giorni fa, e faremo una grande serata di sport. È intitolata Reciotto, che è il figlio minore dell'Amarone, ma al quale noi vogliamo altrettanto bene. Benvenuti. Frail.
in vain. Hope seems like the summer birds, too swiftly flown away. Yet now I'm